Salve a tutti, oggi piccola guida che mi è stata richiesta da un ragazzo del mio gruppo. Ieri sera mi ha contattato perché non sapeva come fare a inserire diversi riempimenti di pattern per ogni faccia della scatola. È semplicissimo. Andiamo nella casella riempimento, prendiamo il rettangolo, disegna rettangolo, ci scegliamo un pattern che vogliamo e iniziamo a inserire per ogni faccia un pattern diverso. Quindi ho scelto quello, poi scelgo questo, poi in questo scelgo questo. Vedete, è semplicissimo. E così via per tutti i lati della scatola. Ecco qua. In questo modo avremo una scatola di diverse, immagini. Ora però dobbiamo stamparla, quindi sapete che dobbiamo mettere i crocini. Intanto seleziono tutto e raggruppiamo. Poi andiamo nell'impostazione pagina, mettiamo crocini di tipo 1. Vedete, questa scatola sarebbe troppo grande. Porto, diciamo, il foglio tutto a zero, vedete che i crocini si spostano, però rimane sempre grande, come sapete, non deve l'immagine non deve essere più grande dei crocini. Quindi rimpiccioliamo un attimino la scatola perché sarebbe troppo grande. E l'immagine sborda, vedete? Quindi andiamo su e mettiamo, vediamo, 150. Chiudiamo il lucchetto per inserire anche la misura giusta di sotto e facciamo inserire. Ed ecco qua. E siamo pronti per tagliare la nostra scatola. Prima stampare e poi ritagliare. E verrà stampata con tutte questi colori. Io spero di essere stata di aiuto con questo video. Mettete pollice in su se vi è piaciuto e continuate a seguirmi. E ciao al prossimo video!